Anghiari ha una filastrocca sulle sue frazioni. A Tavernelle sono tutti bottoni. Alla Motina sono contadini. Al Ponte tutti boscaioli. E a San Leo sono tutti matti. Tovaglia Quadri è una cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate che scandiscono la narrazione e i tempi della drammaturgia insieme a quelli della storia a cui il pubblico assiste seduto a tavola mentre gli abitanti di Anghiari di questo borgo dalle loro porte, dalle finestre, in questo caso della piazzetta antistante al castello, raccontano ogni volta una storia diversa. Dove il pomodoro pizzichino sposa della gallina il fegatino per un matrimonio di sapori destinato a durare nei secoli dei secoli. Camerieri, avanti con i crostini. E io, vai dentro. Gli attori quest'anno sono 15 e c'è un notevole ricambio generazionale fra di loro e quest'anno si racconta una storia di matti, i preparativi per un matrimonio un po' pazzo e soprattutto la storia di una giovane anghiarese che ha un record sinistro, ovvero ha trascorso quasi tutto il Novecento in manicomio ad Arezzo, si chiamava Dalgisa Conti e noi riportiamo sul quotidiano all'oggi una storia che ha attraversato 70 anni del Novecento. Manicomio 1914. E chi non la conosce, la storia della Dalgisa? Tutta la famiglia di lui era d'accordo. E in quella di lei non c'era nessuno che poteva opporsi. Avevano paura di una donna così. Così come? Matta? Provocante, con una sessualità misteriosa. Che guaio per l'epoca. Già. Dicevano anche che fosse l'ultima strega. Quanta superstizione! Semplicemente era una donna libera. Le donne sono state una parte fondamentale anche nella raccolta delle storie, ma soprattutto abbiamo deciso di puntare appunto su quelle che è stata un po' l'evoluzione del ruolo della donna nelle zone rurali dalle nostre parti, dove il patriarcato schiacciava un po' tutte le velleità di donne troppo intelligenti, troppo avanti, come Adalgisa Conti, che in qualche modo dovevano, con le buone o con le cattive, essere rimesse al loro posto. Entro e esco quando mi pare, entro e esco quando mi pare. Claudia, per favore, quando per favore, comportati bene, non mi fare incazzare! Se non fossi stata di caratteraccio, come mi sono sempre mantenuta, lui non mi avrebbe messa in gattabuia a succhiarmi la vita stilla stilla. Flavia, Flavia, io ho firmato la chierizza, che sei tutta a posto, che ne facciamo di questa? Il matrimonio quindi come una gabbia, tutti i dubbi, e allora all'interno di questa dinamica di follia, ma una follia comunque che tratta sempre aspetti ironici, veri, anche dal punto di vista sociale, ci porta dentro la grande storia delle reclusioni, delle donne chiuse in manicomio perché erano troppo libere forse, troppo intelligenti in un periodo che era l'inizio del secolo scorso, quindi Adalgisa Conti, la ragazza d'Anghiari citata, le cui vicende sono state anche trattate da Alda Merini, quindi una figura secondo noi qui di casa nostra che rappresenta le tantissime donne. Oggi parleremo magari di depressione, ma all'epoca si infilavano in un manicomio e non c'era possibilità di uscita. Entrare qui dentro non è facile e dirsi di sì per sempre davanti a lui. Non si è sun coniunctio maris et femine, consortium omnis vitae, divini et umani iuris communication. Avevo quattro alla fine, avvocato, traducitore. E decliniamo il matrimonio come, sarebbe molto facile dirlo, no? Come la prima base del patriarcato, se vogliamo. Ma la verità è che fanno paura i doveri e bisogna essere matti per affrontare un'unione del genere. Il matrimonio, che è sempre stato considerato una grande possibilità per la donna, oggi è una donna libera e intelligente che non ha bisogno di un marito, di un maschio che gli sistemi la vita, ma perché si deve sposare? E per affrontare questa vicenda qua abbiamo preparato un wedding planner, una location, qui già questi nomi vanno a rabbrividire, anche se sono di uso comune, per far sposare due ragazzi, noi chiamiamo scitti in questa zona della Toscana, uno bravo di una famiglia tradizionale che dovrebbe convolare a nozze con una che non è una brava scitta e non fa niente per sembrarlo.